con Noi il dottor Malanga che eh, salutiamo. Evviva, buongiorno a tutti. Allora, Corrado, noi sappiamo che eh, tra poco sta per uscire il tuo ultimo lavoro, Evideon 3. Giusto, sì, sì giustissimo. E, e in cui insomma, ho visto mi è sembrato di intravedere un, uh, un lavoro abbastanza audace da parte tua, dove cerchi di descrivere un po' tutto l'universo attraverso il tuo modello Evidion. Sì. In particolare, insomma, io ho letto che tu parli di fotone, antifotone, quindi materia, antimateria. È un discorso prettamente tecnico e riguarda la fisica. Vuoi sì. aiutarci a capire che cosa hai scoperto in questo, questo periodo? Sì, sì. Um, brevissima premessa introduttiva. Il lavoro ha uno scopo fondamentale, che è quello di capire come è possibile autoguarirsi. Con la consapevolezza di sé. Per eh, affrontare questo problema è stato necessario. Uh, affrontare un problema da un punto di vista di fisica quantistica perché questa c'entra fino al collo in questo problema. Perché bisogna rivedere alcuni concetti proprio di fisica quantistica che descrivono come è fatto l'universo virtuale perché noi poi questo universo virtuale lo si possa manipolare con consapevolezza per ottenere il risultato che noi vogliamo, cioè il processo di autoguarigione. E parleremo poi di che cos'è la guarigione. Cosa è l'autoguarigione e come questa viene a legarsi alla consapevolezza. Per ora diciamo semplicemente una cosa: la consapevolezza è una misura dell'entropia dell'universo, quindi. Noi abbiamo come scopo fondamentale andare a capire che cosa succede a livello entropico e ovviamente siccome la quantistica e l'entropia vanno a pari passo, a braccetto, bisogna parlare di cose quantistiche. Ma per fare questo bisogna rivedere la struttura dell'universo. La cosa difficile che la gente vedrà, vi prenderà uno sturbo leggendo le prime 20 pagine di questo lavoro, è che sostanzialmente se non ha una, una, una nozione... Eh, minima di fisica quantistica non ci capirà una mazza ma ecco perché noi siamo qui a parlarne per cercare di comprendere magari a parole mh, riuscirò a spiegarmi meglio quelli che sono i concetti che poi la gente se ne ha voglia si va a vedere leggendo la bibliografia scientifica che noi abbiamo aggiunto a piene mani sia lungo il testo che in una sezione apposita in fondo di Bibliografia ricchissima e modernissima degli ultimi 5, 6, 7 anni. Quindi eh, sono le ultime scoperte della scienza. Bisogna partire dall'Evidion, cioè riprendiamo da dove abbiamo lasciato, con Evidion 1 ed Evidion 2, e con la struttura del fotone. Primo concetto fondamentale. Ehm, l'universo è, lo ricordo brevemente, l'universo è un frattale. L'universo frattalico è un ologramma dove questo ologramma tridimensionale è fatto di tanti pezzettini tutti uguali. Questo vuol dire frattale. La forma del pezzettino piccolo piccolo, se noi la conosciamo, ci permette di comprendere come è fatto tutto l'universo, che è un pezzettino piccolo piccolo ma grande grande, tutto lì. Um, la nostra consapevolezza dell'universo ci fa credere che esso sia come quello che noi vediamo dall'esterno, con i nostri occhi, con i nostri sensi, l'udito, il tatto, l'olfatto, ehm, ehm, e con i nostri tre sensi fondamentali, che sono l'auditivo, il visivo e il cenestesico. Bisogna però tenere presente che la struttura dell'essere umano, come abbiamo già scritto prima, in Evidion 1, è fatta di tre pezzi: cioè un'anima, una mente e uno spirito, che sono gruppi di vettori e di tensori che hanno la caratteristica di avere un, un contributo geometrico preciso, cioè sono fatti in un certo modo. Allora, fondamentalmente. Sono oggetti misurabili anche per la specificità, diciamo, canonica. Ecco. Esattamente, roba misurabile. Ehm, il concetto fondamentale che ci fa comprendere come l'universo è fatto è legato alla prima osservazione che uno scienziato dovrebbe fare dov'è che la scienza ha le idee confuse prima domanda e la risposta a questa prima domanda è la scienza ha le idee confuse sulla struttura dell'universo tutte le volte che nella formula qualsiasi essa sia C'entra la massa. Tutte le volte che la massa ha, fa la comparsa in una formula, qualsiasi essa sia per esempio l'equazione di Einstein nella sua forma ridotta, cioè E è uguale a mc al quadrato, bene, già le cose non tornano. Non tornano perché innanzitutto... Ehm, la fisica quantistica non riconosce nella, re nella relatività di Einstein un suo proseguimento. Dico che questa è una cosa importante perché nella scienza si fa così. Nel mondo antico si scopre una cosa, poi il modo di vedere l'universo e la nostra consapevolezza cambia e quindi l'idea, per esempio, della gravitazione cade e compare l'idea della piegatura dello spazio-tempo. Subito dopo, l'idea della piegatura dello spazio-tempo, che era un'idea della fisica che comprendesse, comprendeva anche la, la gravitazione di Newton, eh, cede il posto ad un modus migliore di vedere l'universo, e questa era la fisica quantistica. Ebbene, la fisica quantistica, che avrebbe dovuto comprendere la relatività di Einstein, la rifiuta. Nella fisica quantistica la massa non c'è, Tutte le volte che compare una uh, massa dentro una formula quantistica ci sono dei problemi. Tanto è vero che la, uh, la quantistica mh, e la gravitazione non, 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 non è che non vanno d'accordo, proprio non si guardano nemmeno. Che strano, no? Uno potrebbe pensare questo. E bisogna comprendere che tutto ciò nasce da quando hanno dato sostanzialmente il premio Nobel a Einstein. Einstein prende il Nobel, eh, facciamo un po' di storia della, della fisica. Prende il premio Nobel perché ha scoperto una cosa che si chiama effetto fotoelettrico, e, è una cosa incredibile, cioè, Einstein ha scoperto che bombardando con dei fotoni un metallo, per esempio. I fotoni sbattono contro gli elettroni superficiali del metallo, gli danno un calcio e li buttano da una parte, mentre il fotone che ha sbattuto contro l'elettrone del metallo va schizzato da un'altra parte. Beh, è un gioco di palline, direte voi: che problema c'è? Il problema c'è perché gli i fotoni non hanno massa. Come fa una cosa che non ha massa a sbattere contro un elettrone che invece la massa ce l'ha, gli dovrebbe passare nel mezzo. Ce l'avete presente? Due raggi laser, per esempio, che uno rosso e uno verde, che si incrociano tra di loro. Il raggio laser rosso non sbatte con il verde, non interagisce con il raggio verde, ognuno continua per la sua strada. Cioè, cioè, non viene foto... deviata la, la traiettoria no, di due fasi. No, sì. il fotone rosso e il fotone verde sembrano, tra virgolette, non avere niente a che vedere l'uno con l'altro. E questo su... ci suggerisce il fatto che il fotone non abbia massa. Allora come mai invece il fotone di Einstein va a sbattere contro un elettrone e fa tutto quel casino comportandosi come particella? Dovete sapere che nonostante che Einstein prenda il premio Nobel su questa cosa, l'anno dopo il premio Nobel viene praticamente raddoppiato da Compton, perché il famoso effetto Compton è lo studio di questo effetto. Compton cosa dice? Dice, vabbè, ah Einstein ha, ha, ha trovato questo effetto importante, l'effetto fotoelettrico. Io vi dico come funziona. Funziona utilizzando la relatività ristretta di Einstein: cioè il fotone si comporta come una particella, quindi è come se avesse una massa. E quindi, in un gioco di biliardo e di conservazione di quantità di moto, ecco che eh, il fotone, quando va a sbattere contro un elettrone. Lo, lo, lo fa schizzare via da una parte e lui schizza via da un'altra parte. Si conserva il baricentro, si conserva la quantità di moto, tutti contenti. Sì, ehm, siamo costretti a fare questo perché se no, se noi considerassimo il fotone un'onda, la fisica si aspetta che il fotone deviato dopo l'urto con l'elettrone, qualsiasi sia l'angolo di osservazione, avrebbe sempre la stessa energia. Invece no! Il fotone schizza con un angolo preciso, con un'energia precisa che è più bassa di solito di quella del fotone che entra. E questo accade solo, con pace di tutti, se il fotone è una particella, se il fotone cioè ha una massa. Oh, porca puttana! Ma come? Ma se abbiamo detto finora che il fotone massa non ce l'ha? Allora andiamo avanti cominciamo a comprendere una cosa fondamentale, che se è sbagliata l'interpretazione dell'effetto Compton, cioè il fotone non è una particella, è sbagliata la relatività ristretta di Einstein, cioè è sbagliata tutta la teoria della relatività, cioè bisogna rivedere tutto sulla massa del fotone. Bisogna, per capirci qualcosa, aggiungere degli altri esperimenti. Andiamo a vedere se qualcun altro ha fatto qualche altro esperimento. Nella vita non si può mai sapere. E che cosa si scopre? Una cosa eccezionale. Gli esperimenti con i fotoni ne hanno fatti a centinaia, forse a migliaia, e si scopre una cosa fondamentale. Per esempio, quando noi eh, facciamo collassare due raggi fotonici, due fotoni ad alta energia che sbattono tra di loro, due fotoni ad alta energia, quindi raggi x, i fotoni e l'antifotone che sbattono tra di loro, ancora una volta, si comportano come particelle e dall'urto di, 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 eh, eh, di, di due fotoni ad alta energia, quindi, lo ripeto, raggi X, vengono fuori un elettrone e un antielettrone, cioè due cose che hanno uno una massa e uno un'antimassa. Ma come fanno a venire fuori due masse? due cose del genere, quando i fotoni non hanno massa che si incontrano tra di loro. Allora, cosa dice la scienza ufficiale? La scienza ufficiale dice che il fotone non ha massa, ma possiamo considerare come se ce l'avesse. E a volte si comporta come onda, cioè senza massa, a volte si comporta come particella con massa. Quando si, perché c'è questo cambio di comportamento? Fondamentale la risposta è, eh? nessuno lo sa. Con quale meccanismo questo comportamento, questo cambio di comportamento avviene? Importante la risposta, nessuno lo sa. Allora, è importante comprendere che la fisica non ci ha capito una mazza. Questo è importante perché va detto, perché i fisici non hanno mai voglia di dire dove e perché non hanno capito le cose. Perché questo potrebbe indurre chi ascolta a pensare che la fisica ha sbagliato tutto. Siccome i fisici non hanno voglia di dire abbiamo sbagliato tutto, beh nascondono sotto il tappeto la polvere, cioè quando una cosa non si sa, fanno finta di niente. Non si sa perché? Perché non si sa. Come se fosse una cosa normale. No, scusa, eh. il Parametro nascosto. Famoso parametro nascosto eh, di Penrose. Penrose, lo ricordiamo, fisico eh, inglese, anglosassone, che quando le cose non tornano dice deve esserci un parametro nascosto. Ehm... <ride> ci, fa, ci fa ridere questa cosa, no? perché io questo parametro nascosto lo chiamo effetto trippa The trippa effect: cioè voi sapete no? che quando le cose non tornano, mh, i grafici gli scienziati li allargano, li allungano, li accorciano, li strizzano, in modo che poi tutti i punti finiscano per tornare su una retta. È come la trippa: che si può allargare, allungare e strizzare. L'effetto trippa, un effetto scientifico. Ma vediamo invece che cosa la normale gente comune della strada che legge questi lavori e ci capisce qualcosa, possa interpretare invece in modo più razionale queste cose. Come fanno due fotoni a passare, due raggi laser, uno rosso e uno verde, a passare uno dentro l'altro senza toccarsi e due raggi X che sono gli stessi fotoni di prima, solo che sono più energeticamente alti, invece si comportano come particelle. Allora vuoi vedere che la massa compare, il comportamento come una massa, quando il fotone ha alta energia. Se il fotone ha alta energia, lui si comporta come particella. Se il fotone ha bassa energia, lui si comporta come fotone senza massa. Vai a vedere tutti gli esperimenti che sono stati fatti con gli urti tra fotoni di alta energia. Tra fotoni di alta energia e elettroni, tra elettroni di alta energia e fotoni di bassa energia, e scopri delle cose incredibili. Guarda, facciamo sostanzialmente diamo quest'idea. Due fotoni a bassa energia non hanno massa, due fotoni ad alta energia ce l'hanno. Capisci che bisogna comprendere bene che cosa c'è qui dietro. Scusami, oh, sì. Si... Se ti interrompi, innanzitutto mi viene subito da collegare energia e massa, perché mi sembra che ci sia una relazione, insomma. Anche allora, è eh, certo, allora, parliamo di questa, parliamo di questa eh, relazione. Per esempio, E è uguale a mc al quadrato. Classica, bella, meravigliosa formula che viene imputata ad Einstein, ma in Evidion 3 si mostra come lui non c'entri niente con questa struttura, con questa formula, perché l'ha inventata un, uh, un matematico italiano. Mm, De Pretto. Bravo, De Pretto. Questo matematico italiano sarà sfuggito a qualcuno, ha tirato fuori questa formula... E l'ha affibbiata ad un concetto fondamentale di energia olonica. Cioè De Preto diceva che l'universo è tutt'uno, una cosa unica, mm? e l'energia e la massa erano collegate attraverso questa, questa formula. Invece Einstein eh, va oltre questo, non dice che l'universo è qualcosa che assomiglia a un ologramma, sostanzialmente De Preto diceva questo. Ed è il ragionamento di De Preto che ora noi stiamo rispolverando. Eh. Einstein dice che l'energia si interconverte nella massa, ecco dove eh, diciamo l'ipotesi eh, Einsteiniana si diversifica, che è quella di De Preto. Quindi manco lui ha inventato questa, questa, questa formula. Sostanzialmente, poverino Einstein, è mica che c'è colpa di nulla. Ma ha costruito una, una formula che non era la sua, l'ha interpretata male, e su questa cattiva interpretazione della, ehm, eh, della interconversione massa ed energia. Che noi a tutt'oggi non sappiamo come accade hanno dato il premio Nobel a Compton, hanno creato la deviazione dello spazio-tempo, ehm, hanno ehm, cercato di spiegare la costante eh, eh, le principali costanti universali il cosmo si muove con, con dei numeri particolari che dovrebbero venire fuori dall'equazione di Einstein. Ebbene, questi numeri, alla fine, se noi facciamo dei conti precisi, la scienza ufficiale, moderna, dice sono sbagliati. Insomma, allora qui c'è qualcosa che non va, bisogna, è il momento, è giunto l'istante in cui bisogna rivedere le cose. Allora, prendiamo per esempio una serie di esperimenti, interessantissimi questi esperimenti sono. Eh, Alcuni di questi esperimenti sono legati all'effetto Casimir. Che cos'è l'effetto Casimir? L'effetto Casimir è, è un effetto per cui se noi prendiamo una scatola vuota in cui non c'è dentro niente e cominciamo a eh, rimpicciolire la distanza tra le due pareti della scatola, eh, dentro succede qualcosa. A un certo punto le due pareti della scatola si attraggono tra di loro, si appiccicano insieme, spinti da una forza che... Non si sa bene che cosa sia. La eh, Casimir ehm, comprende che le due pareti della scatola si appiccicano insieme perché le particelle dell'universo che sono fuori dalla scatola sono di più delle particelle che stanno dentro la scatola. Questo accade perché le particelle che stavano dentro la scatola sono misteriosamente scomparse dalla scatola e sono comparse fuori. Ma queste particelle cosa sono? Fotoni! Non c'è altro nella scatola. Allora, mano a mano che io stringo la scatola, i fotoni aumentano la loro energia e la loro velocità. A un certo punto la scatola è così piccola che questi fotoni dovrebbero superare la velocità della luce, ma siccome la velocità della luce non si può superare, avviene il miracolo. I fotoni dall'interno della scatola scompaiono. E misteriosamente ricompaiono fuori. Da che parte sono passati i fotoni non lo sa nessuno. Che velocità hanno avuto i fotoni nello scomparire di qui e comparire di là? Il velocità transluminare, cioè oltre la velocità della luce, velocità infinita. Allora, se noi comprendiamo che è successo qualcosa che la fisica non comprende, mi fai dire, cerchiamo di capire. No! Per la fisica non c'è niente da capire, è così e basta. Ma siccome questo e basta vuol dire che le leggi della fisica sono sbagliate, me lo fai riscrivere un, un, un programma di leggi della fisica che mi dicano bene come è fatto l'universo. C'è anche un'altra cosa carina, l'effetto Casimir dinamico. Allora l'effetto Casimir dinamico è, io cosa faccio? Non faccio aumentare stringendo piano piano la scatola. L'energia dei fotoni che ci sono dentro. Faccio il contrario: lascio i fotoni nella loro energia e spingo a velocità fortissima le due lamine che corrispondono alla parete della scatola contro i fotoni, quasi a schiacciarsi, quasi a schiacciarli se essi fossero dentro, cioè non gli do il tempo di uscire, li voglio proprio schiacciare come se fossero delle pallette, lo sapete che cosa succede? <ride> succede che se io faccio così, i fotoni che stanno dentro la scatola e che noi non vediamo, appaiono e la scatola diventa luminosa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la fisica sta dicendo questo. Nella scatola in realtà non c'è niente, c'è un brodo di particelle virtuali che sono fatte, il niente, da tutte le particelle e tutte le antiparticelle che insieme si annichiliscono e non si vede niente. Ma quando noi perturbiamo questo sistema fisico, eh, la quantità di particelle e di antiparticelle che eh, ci sono viene perturbato, il sistema si squilibra e magari compaiono più particelle o magari compaiono anche più antiparticelle. In parole povere il fotone virtuale, che è la somma sostanzialmente di un fotone e di un antifotone, viene messo in luce, ed è il vero modo di dirlo, perché si illumina la scatola. Lo sapete come si fa a fare questo esperimento? Dice, ma come si fa a prendere eh, una scatola vuota e poi a schiacciare quasi alla velocità della luce le, le, co, co, le, le lamine che costituiscono le particelle? In realtà non si fa così. Dovete sapere, guardate che è carina questa cosa, che... Gli elettroni, i fotoni, tutte le particelle subatomiche di questo universo hanno una loro energia. Questa loro energia, per problemi intrinsechi alla termodinamica, diventa zero quando si scende di temperatura a meno 273 gradi sotto zero. Tutto l'universo è fermo e si raggiunge lo zero assoluto. Sapete cosa vuol dire? Che la luce cambia di velocità e si ferma mano a mano che noi la raffreddiamo allora sapete che cosa come hanno fatto a fare questo esperimento di schiacciamento dei fotoni a, eh, che sbattono su, sulle, par, sulle pareti della scatola eh, in realtà hanno preso una specie di sostanza, fate conto una marmellata, questa marmellata a temperatura ambiente è, è... solida no no, è, è, è gassosa Potrebbe essere per esempio, che ne so, degli atomi di. Eh, ma ci potrebbe non essere niente, il niente totalmente. Il niente, ma a temperatura ambiente. I fotoni ci passano nel mezzo. Quando noi raffreddiamo velocissimamente questa zona in cui i fotoni passano nel mezzo, questa marmellata diventa densissima. I fotoni ci sbattono contro e si fermano. In quel momento è come se noi avessimo schiacciato i fotoni con una parete che è andata contro i fotoni. È la stessa cosa. Praticamente la marmellata si illumina. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire ancora una volta che i fotoni hanno reagito con la materia, il fotone non aveva alta energia, aveva bassa, ma noi abbiamo dato alta energia alle pareti della scatola che invece hanno sbattuto contro i fotoni a bassa energia. Allora si comprende una cosa fondamentale, sostanzialmente, che ancora una volta, quando i fotoni sbattono con cose a bassa energia, e loro stessi hanno bassa energia, non si vede niente, il fotone passa attraverso, ma quando il fotone ha alta energia, le cose cambiano. E uguale mc al quadrato. Prendiamo un fotone blu e un fotone rosso. Lo sapete, il fotone blu ha più energia di un fotone rosso. Eh, la lunghezza d'onda è quella che parla chiaro. La lunghezza d'onda del fotone rosso è più lunga della lunghezza d'onda del fotone blu. Quindi la frequenza del fotone blu, che è proporzionale all'energia, è più alta della frequenza del fotone rosso. Bene. E uguale mc al quadrato. Facciamo, calcoliamo l'energia del fotone rosso e del fotone blu. L'energia cambia. Quindi o cambia M o cambia C, ma C è sempre la stessa perché il fotone ricordiamolo, è rosso. Ricordiamolo, scusami, mm. um, questa energia si calcola con: se non sbaglio, era H moltiplicato il rapporto fra C e, e, e lambda, no? Sì, cioè, eh, esattamente. Nella. La di Plant moltiplicato sì. il rapporto fra la lunghezza d'onda del, del fotone e la velocità della luce. Sì, sì, ecco. eh, 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 diciamo che eh, dentro, uh, dentro C, eh, dentro, la dentro la velocità della luce, eh, ci sono altre costanti, ovviamente, ci sono altri numerini, e uno di questi numerini è, eh, è, 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 è la costante di Planck, la, 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 la lunghezza d'onda della luce, eccetera, eccetera. Quindi dentro C c'è mezzo mondo, mezzo universo. Allora, siccome C non cambia, perché è sempre la velocità della luce, ma l'energia cambia, l'unica cosa che può cambiare è la componente M, cioè la massa apparente del fotone blu è una massa apparente più alta della massa apparente del fotone rosso, cioè il fotone rosso, o meglio, il fotone che ha bassa energia ha una massa bassa, il fotone ad alta energia ha un contributo di massa alta. Di qui non ci caviamo le gambe se noi non siamo in grado di disegnare un fotone. Nell'istante in cui disegniamo un fotone con Evideon abbiamo capito tutto. E qui dobbiamo risalire a Evideon 2 e Evideon 1. Il fotone è uh, l'insieme, è una figura geometrica che è l'incrocio di tre assi. Un asse dell'energia, alto, basso. Un asse dello spazio, avanti, dietro. Un asse del tempo. Sinistra destra. In questo uh, gruppo di tre assi che si incontrano a croce e che dividono sostanzialmente l'universo in otto ottanti, eh, l'universo è fatto così: è un, un, un incrocio di assi grosso-grosso, fatto di cosettine piccole-piccole fatte così uguali. Lo ricordo, l'universo è un frattale. Benissimo. Andiamo a prendere l'oggetto più piccolo, il fotone. Il fotone è l'oggetto più piccolo. Allora, il fotone è fatto come un universo grande, grande, però è un mattoncino piccolo, piccolo, che ha un asse dell'energia, che è un asse verticale, e gli altri due assi che stanno sul piano spazio-temporale. Lo ricordo perché nei video 2 l'ho scritto, anche se la gente non c'ha voglia di leggerlo. Gli assi dello spazio e del tempo hanno la stessa lunghezza, perché spazio diviso tempo deve dare 1, e 1 è la velocità della luce in unità di massa atomiche. E sono fissi. In questo contesto un fotone blu e un fotone rosso hanno sempre gli assi di spazio e tempo uguali, ma che cos'è che hanno di diverso allora? L'asse dell'energia. La lunghezza dell'asse verticale è diversa nel fotone blu e nel fotone rosso. Quando questo asse verticale ha una sua lunghezza, appare il fotone come massa. Quando non ha nessuna lunghezza, in realtà il fotone è come quello che vede la fisica. La fisica vede il fotone come un campo elettromagnetico e basta. Quindi, come uno, un asse dello spazio e un asse del tempo posti a 90 gradi fra di loro, non vede l'asse dell'energia. E questa è la cosa che fa dire agli scienziati che il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa, cioè l'antiparticella del fotone, per la scienza ufficiale, è il fotone stesso. Ma se così fosse, il fotone non si potrebbe comportare da particella, non ci sarebbe l'effetto Casimir e non ci sarebbero tutti quegli strani... Mm, Esperimenti di fisica quantistica di cui poi magari dopo parliamo, che si spiegano benissimo invece con l'idea dell'Evideon. Morale della favola: se due fotoni a bassa energia interagiscono, interagiscono non avendo l'asse dell'energia, cioè sono solo un campo elettromagnetico. Non c'è effetto gravitazionale, non c'è massa nel fotone. Invece, se esiste l'asse dell'energia, allora c'è un altro aspetto fondamentale. Il fotone che noi vediamo è un fotone virtuale, come lo chiama la fisica, e cioè è un fotone che oscilla in realtà tra due formule limiti di risonanza, un fotone e un antifotone, dove nell'antifotone tutto è uguale al fotone, ma l'asse dell'energia è capovolto. Nel um, fotone videonico, in alto, c'è il colore eh, magenta e in basso il colore verde nella cromodinamica quantistica del fotone, colori che rappresentano solo eh, mh, proprietà eh, stereochimiche, stereofisiche del fotone stesso. Quando il fotone accorcia questo asse, la palletta ehm, ehm, verde e la paretta amaranto si, eh, si eh, accorciano, si avvicinano tra di loro per sommarsi e quando si sta per ottenere l'antifotone le due pallette prendono il posto l'una dell'altra, cioè questa volta l'antifotone avrà il verde in alto e il magenta in basso. In questo contesto questa vibrazione dell'asse verticale è velocissima, al di sotto dei 10 alla meno 44 secondi, di lunghezza d'onda non si vede, C ha una frequenza Planck, oltre il tempo di Planck, quindi il nostro cervello non la può vedere. Mm. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lo scienziato che crede di vedere un fotone, vede in realtà la somma, la risonanza tra un fotone e un antifotone che si interconvertono rapidamente tra di loro: una massa e un'antimassa, una massa e un'antimassa che, ovviamente, il fisico vede come una massa nulla e per questo che dice che il fotone non ha massa, ma e, e dice anche che il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa, perché lui, il fisico di oggi, vede non il fotone com'è in realtà, o come fotone o come antifotone, ma come fotone virtuale, cioè la somma della sua particella e della sua antiparticella. Oh, guarda che ora ritorna l'effetto Casimir. Non solo, ma eh, si può dire anche un'altra cosa, perché l'effetto Casimir ha un aspetto a cui la gente non ci pensa a queste cose perché bisogna pensarci ovviamente, come fa il fotone che sta nella scatola a uscire dalla scatola? Voi pensate a questo fotone che invece ha questo asse dell'energia che lo fa sembrare per un istante massa, per un istante antimassa. Quando questo fotone viene a sbattere contro la parete della scatola, lui ha il 50% di possibilità di sbattere come fotone e il 50% di possibilità di interagire come antifotone. Vedremo che in realtà non è il 50%, per il 50% perché lavori di fisica modernissima che dicono che l'antifotone esiste e ne calcolano le, le caratteristiche, le coordinate geometriche, eh, da lì si evince che l'antifotone ha una elicità diversa, cioè ha uno spin diverso. Il fotone per la fisica moderna ha o spin più 1, o 0 o meno 1. Che cosa sono questi valori? La fisica non lo sa. Cioè, dice, e eh beh, il fotone. Eh, bah, se lo spin è una rotazione, il fotone può ruotare attorno a un asse in un certo modo, in senso orario, o in senso antiorario, oppure stare fermo. Sì, ma scusa, eh. Il fotone non può stare fermo per definizione perché il fotone va solo alla velocità della luce, quindi lo spin zero non esiste. Il fotone come è fatto? Perché se il fotone fosse estremamente... Mh, è una pallina rotonda, è una sfera, le sfere non precedono, quindi non girano attorno al loro asse, te non ti accorgi del loro movimento di precessione, te pensa ad avere una biglia di acciaio, girala attorno, velocemente attorno al proprio asse, a specchio, tu non te ne accorgi che sta ruotando, perché lo, non si vede, non, non si vede niente. Non c'è riferimento, certo. Bene, eh, certo, ma il fisico mi dice eh, cosa c'entra. Noi non possiamo mica dire che il fotone è sferico. Certo che non puoi dire che il fotone è sferico, ma l'hai detto nell'istante in cui hai detto che è un oggetto supersimmetrico. <ride> Scusa, eh? se ti hai mai detto che il fotone non ha l'antifotone, vuol dire che ha, che ha mi, dei piani, degli assi di simmetria. E l'unica cosa che può avere il fotone, essendo supersimmetrico, è che è una sfera. Allora, se da una parte mi dici che è una sfera, dall'altra parte mi dici di no, bisogna che ti chiarisci le idee, caro fisico moderno. No? Allora, invece, se noi pensiamo al fotone come un oggetto evideonico che è la somma di un fotone e di un antifotone. Che si differenza semplicemente perché l'asse dell'energia ha cambiato posizione. Il magenta, il, 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 scusate, il magenta e il verde sono diventati il verde del magenta. Allora si capiscono un sacco di cose. Fisica moderna dice l'antifotone ha una elicità diversa, cioè uno spin meno 1, che ora si capisce che cosa vuol dire. Uno spin meno 1. Ha ah, l'asse dell'energia capovolto rispetto a quello del fotone. Quindi ha un, appare come un'antimassa. Ebbene lui per ragioni di simmetria ha grande difficoltà a interagire con la materia reagirebbe bene con l'antimateria ma con la materia non ci interagisce per problemi quindi di simmetria quindi in realtà quello che interagisce con le pareti della um, scatola al 99,9% sono solo fotoni ma i fotoni sappiamo che rim rimbalzano in qualche modo diventano luminosi l'antifotone avrà una probabilità 1 su un miliardo di interagire, ma quando sbatte come antifotone sulla materia della eh, superficie della scatola, l'antifotone ha un'energia negativa, non ha un'energia positiva, e fa indietro nello spazio ed indietro nel tempo per problemi di simmetria. Così c'è scritto nei lavori del 2014 di fisica quantistica pubblicati su giornali di fisica. Ottica. Sapete cosa vuol dire questo? Che l'antifotone, quando viene beccato dalla parete della scatola come antifotone, va indietro nel tempo, cioè esce dalla scatola non perché esce nello spazio, ma perché esce nel tempo, cioè torna indietro nel tempo quando non era nella scatola. È così che fa a uscire dalla scatola il fotone, se no non potrebbe uscire dalla scatola. E mano a mano che tutti i fotoni piano piano diventano vengano beccati nella loro situazione di antifotoni escono dalla scatola fino a che l'equilibrio fotone antifotone non si sposta tutto verso l'antifotone tutti gli antifotoni escono dalla scatola e nella scatola non ci rimane niente e le pareti della scatola vengono premute una contro l'altra dalla pressione esterna che è più grossa della pressione interna facile te dici ma come non se ne sono accorti come mai non si sono accorti di questo? Non si sono accorti di questo fatto perché non se ne sono voluti accorgere. Perché guarda che i calcoli di fisica quantistica non c'era bisogno di aspettare il 2014 per pubblicare un lavoro che spiegasse questo. No, bastava tornare ai tempi di Schrödinger. L'equazione di Schrödinger è quella che calcola per i fermioni, cioè sostanzialmente per gli elettroni, i loro stati energetici. Benissimo. Dopodiché, eh, nel frattempo, Einstein aveva calcolato l'energia delle particelle, è uguale a mc al quadrato. Dopodiché, un altro signore, anzi altri due, che si chiamano Klein e Gordon, hanno fatto un'altra equazione, mescolando l'equazione di Einstein e l'equazione di Schrödinger per calcolare l'energia dei bosoni, cioè di quelle particelle che hanno uno spin intero. 1, 2, 3, 4, come i fotoni. Il fotone è un bosone. Quindi Klein e Gordon calcolano l'energia dei fotoni. E che cosa scoprono? Scoprono che il povero Schrödinger e il povero Einstein avevano buttato nel cesso, perché così hanno fatto, metà delle soluzioni della loro equazione. Le... E poiché nell'equazione di Schrödinger e nell'equazione di Einstein viene fuori una radice quadrata, i valori dell'energia sono sia positivi che negativi, perché vi ricordo che 4 è la radice quadrata di 2 per 2. 2 per 2 fa 4, quindi la radice quadrata di 4 è 2, ma è anche meno 2, perché meno 2 per meno 2 fa sempre 4. Quindi tutte le energie e i valori legati all'equazione di Schrödinger e all'equazione di Einstein della relatività ristretta hanno buttato nel cesso metà delle soluzioni. Tutte quelle che dicevano che esiste l'antifotone, cioè colui che ha energia negativa, colui che va indietro nel tempo. Klein e Gordon si accorgono di questo, si mettono le mani nei capelli e dicono, e ora come si fa? Sai come si fa, dice Klein a Gordon. Si moltiplica tutto per il quadrato, così facciamo scomparire e al quadrato uguale. La radice quadrata dall'altra parte scompare e il fronte d'onda dell'antifotone scompare dall'equazione. Perché loro con un trucco hanno tolto la radice quadrata. Vi rendete conto della fregatura che ci hanno dato i fisici quando hanno. Eh, perché la loro, la loro hanno cancellato metà del mondo, metà dell'universo. Cancellando metà dell'universo. Quello che succede, quello che accade, è che il premio Nobel Ilia Prigogin ha una risposta a tutte le domande che se faceva. Pensate che Prigogin gli danno il premio Nobel perché lui studia una cosa fondamentale, cioè gli equilibri irreversibili, che dire un equilibrio irreversibile è già un, un controsenso, perché se sei un equilibrio è reversibile. Cioè in parole povere eh, Ilia Prigogin si dice, ma come mai la freccia del tempo va in una sola direzione. Come mai il tempo è solo positivo? Non si può tornare indietro. E lui dice quindi che l'entropia aumenta sempre nell'universo, non può tornare indietro perché l'energia si abbassa sempre, cioè l'universo si raffredda sostanzialmente, e quindi il tempo va in una sola direzione. Dopo che gli hanno dato il premio Nobel, perché lui con questo dice, dimostra in qualche modo che delle cellule non organizzate si possono organizzare e poi creare la vita? Questo è il fondamentale, perché la vita, se no, sarebbe un processo contratermodinamico, sfavorito. Il vero processo favorito è la morte, non la vita, cioè buttare fuori energia, non prendere energia da qualche parte che non si sa da dove viene. E allora, quando Iliaprigo Gingitano sarà il premio Nobel, lui, in una conferenza che farà qualche anno dopo, che io riporto nel testo di Evidio 3, dirà... Sì, va bene, io a me mi hanno dato il premio Nobel. Ma c'è qualcosa che non torna. Ma com'è possibile che il tempo vada in una sola direzione? Certo, noi è quello che vediamo. Noi vediamo che il tempo va in una sola direzione. Noi vediamo che l'entropia aumenta sempre. Noi vediamo tutto questo. Noi vediamo che le cose si stanno organizzando. Ma a me non mi torna. A me mi hanno dato il premio Nobel per questa cosa, ma a me non mi torna. Perché, se fosse così, vorrebbe dire che l'universo è asimmetrico. E siccome la l'asimmetria è legata all'energia, non c'è più la conservazione dell'energia in un contesto normale. Bisogna ammettere che esista un antiuniverso in cui ci sono delle anticose che fanno le cose opposte, tra cui l'antifotone, che noi invece vediamo qui. L'antifotone non c'è, perché noi non lo vediamo, però dai calcoli della fisica e della matematica viene fuori dai calcoli della fisica e della matematica viene fuori una cosa che noi non vediamo e quindi diciamo che non c'è. Vi rendete conto che la fisica moderna ci piglia per il culo. E non è che non la vedi, non la vedi perché non ne hai consapevolezza. E qui a piene mani entra una prima osservazione. Lo scienziato non vede l'universo come Vede l'universo nel modo in cui lui crede che l'universo sia. Perché? Perché lo scienziato è, come tutti, il creatore dell'universo, creatore inconsapevole. Lui crede che l'universo sia fatto in un certo modo, lo crea in quel modo e dunque lo vede come lui crede che sia. Quando lo scienziato, mano a mano, acquisisce consapevolezza di sé, comincia a vedere l'universo in un modo migliore. Ha ah, lo scienziato consapevolezza della presenza dell'antifotone? No, quindi non lo vede, anche se nei suoi esperimenti, nelle sue formule, esso viene prepotentemente fuori e si ostina a vedere l'assenza dell'antifotone. E per spiegarsi il tutto deve cercare un'altra particella che chiamerà bosone di Higgs che sia il trasportatore dell'informazione della massa, perché a lui questa particella gli manca. Certo che gli manca, ce l'ha sotto gli occhi sotto forma di fotone e antifotone che si interconvertono tra di loro in un oggetto, il fotone virtuale che non ha massa, ma il fotone e l'antifotone che producono il fotone virtuale certo che hanno massa e antimassa. E lui non lo vede, non vedendolo dice che non esiste, un po' come la posizione della professoressa Hack, eh, che diceva eh, qualche anno fa: non ci sono eh, pianeti abitati, eh, non ci sono pianeti eh, intorno no, a, a, agli altri sistemi. Eh, gli altri sistemi solari nell'universo non hanno pianeti, solo il nostro sistema solare ha pianeti. Cioè, la gente la guarda dice: Ma sei scema? E eh, no, eh. Eh, non si vedono. Se non li vediamo, non ci sono. Poi hanno messo Hubble. In, in giro e, e, e ha cominciato Hubble a vedere un altro sistema solare che aveva dei pianeti allora hanno chiesto alla professoressa Hack informazioni e la professoressa Hack ha detto ci sono nell'universo solo due sistemi che hanno i pianeti, il nostro è quello che ha visto uh, Hubble. ma diceva come? Ma tutti gli altri pianeti? Eh non si vedono quindi non ci sono cioè eh, poverina la professoressa Hack è morta ma ha portato con sé un bagaglio di ignoranza allucinante Ecco, non dobbiamo credere quindi che tutto quello che c'è scritto sui libri sia vero semplicemente perché è scritto sui libri, perché i libri sono vecchi nello stesso istante in cui vengono pubblicati, <ride> perché la scienza va avanti, perché va avanti la consapevolezza, perché l'entropia aumenta sempre. La dimensione entropica è importante perché nell'istante in cui te ti accorgi che esiste anche l'antifotone, gli esperimenti di fisica cambiano totalmente e tu sei in grado immediatamente di spiegarti tutti quegli esperimenti di fisica quantistica che non hanno mai trovato nessuna spiegazione o che hanno delle spiegazioni risibili, uno per tutti. Hanno fatto un esperimento tantissimi anni fa eh, in America. Un fisico cinese e un fisico americano, credo lavorassero nel laboratorio di Weiler, quindi. Eh, Premi Nobel per, per la fisica, eh, ha studiato la gravitazione fino all'altro ieri. Ha scritto un libro di 2000 pagine che si titola Gravitation, quindi non è un bischero questo qui. Allora l'esperimento era semplice: prendono un cannone che spara due, foto, due fotoni, uno lo mandano a destra e l'altro lo mandano a sinistra contro due bersagli, bersagli equidistanti. Il campanello suona quando arrivano i due fotoni, DRING, e il campanello suona insieme, sia a destra che a sinistra, perché i due fotoni hanno percorso con la stessa velocità, la velocità della luce, un tratto uguale. Primo esperimento. Secondo esperimento. A sinistra si lasciano le cose come stanno, a destra ci si mette uno specchio nel mezzo del cammino, ottico. Si spara un fotone a sinistra che arriva alla velocità della luce sul bersaglio, si spara un fotone a destra che rimbalza sullo specchio, torna indietro e non arriva al bersaglio. Benissimo. Bene, un fotone ogni 100.000, 200.000, stranamente, passa attraverso lo specchio. Passa attraverso lo specchio e il fotone che con una probabilità bassissima riesce a passare attraverso lo specchio, che quindi ha una riflettanza non del 100%, ma fai conto del 99%. Ebbene, quel fotone lì va quasi al doppio della velocità della luce, cioè arriva prima sul bersaglio. Nonostante che non gli si abbia messo sul suo cammino ottico un ostacolo che l'avrebbe semmai dovuto rallentare. Come mai <ride> questa cosa accade? Allora la spiegazione che i fisici quantistici danno, questo è un lavoro pubblicato su Nature, non sul giornale di Topolino, eh? Il, la, 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 la spiegazione scientifica che questi fisici danno è risibile. Se io fossi stato il riferi di Nature con, questo, eh, con questa pubblicazione mi ci sarei, permettetemi il francesismo, pulito il culo. Perché loro dicono non è vero che il fotone che passa attraverso lo specchio supera la velocità della luce, che non si può superare. E non è vero neanche che questo fotone è passato. In realtà il fotone è come un'onda, quindi non è passato un fotone, è passato un 99% di probabilità che il fotone passasse, mentre il 99% di probabilità del fotone è stata riflessa dallo specchio. Quando questo 99% di fotone che passa, passa attraverso lo specchio, la sua probabilità è più piccola. Quindi è come una tartarughina piccola piccola che. Essendo più piccola arriva prima, fa suonare prima il campanello di una tartaruga grossa, grossa che è il fotone che eh, corre sull'altro bersaglio dall'altra parte. La tartarughina piccola, piccola e la tartaruga grossa, grossa vanno sempre alla velocità della luce, però la tartarughina piccola finisce di entrare nel bersaglio prima perché è più piccola, arriva prima e quindi dà l'impressione che il fotone. Eh, che è passato attraverso lo specchio, arrivi prima. Allora c'è un errore di fondo quantistico gravissimo: cioè gli scienziati hanno fatto comportare una percentuale di fotone, l'1%, da particella e il 99% da onda. Ma se Bohm e Born dicono che il fotone può essere e un'onda e una particella, oppure o un'onda e una particella insieme, ma quando una percentuale del fotone si è comportato da onda, tutto si deve comportare da onda. Quando una percentuale si è comportata da particella, tutto si deve comportare da particella. Si chiama ammazzamento del pacchetto d'onda. Invece questi grandi fisici fanno... Comportare il 99% di fotoni da onda e l'1% di fotone da particella? È chiaro che io mi ci sarei pulito il culo con questo lavoro scientifico pubblicato su Nature. C'è un'altra spiegazione scientifica, più semplice. La presenza dell'antifotone. La maggior parte dei fotoni hanno sbattuto contro lo specchio in forma fotonica. Uno, come nell'effetto Casimir, è stato beccato probabilisticamente come antifotone. In quel momento l'antifotone si è bloccato come tale, è tornato indietro nel tempo, è andato dalla parte opposta del fotone, perché l'antifotone va dalla parte opposta nello spazio e nel tempo. Quindi è come se fosse partito prima l'antifotone, perché è tornato per un istante indietro nel tempo, e quindi giustamente arriva prima, ma non perché ha superato la velocità della luce, perché la velocità della luce non si può superare neanche per il fotone videonico, che hanno l'asse dello spazio e l'asse del tempo uguali, quindi spazio diviso tempo fa sempre 1, velocità della luce in unità di massa atomica. Ecco, l'antifotone che il fisico, perché non ha consapevolezza della, della, della presenza dell'antifotone, non vede, l'antifotone ha permesso a quello che lui vede come fotone virtuale di arrivare prima. Era banale, era semplicissimo, era... Banalissimo, ma il fisico, non avendo la consapevolezza di quello che stava guardando, non ha visto quello che aveva sotto gli occhi. Un altro esperimento semplice che dimostra come noi, tutti noi, eh, tutti noi, tutti, noi sotto gli occhi abbiamo la presenza degli antifotoni e non ce ne accorgiamo, è il, 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 il paradosso di Oberst. Vedete come non ho parlato, non ho detto niente ancora sulla guarigione. il Paradosso di Obers. Lo sapete che cos'è il paradosso di Obers? Allora, la domanda che è nota dal 600, ma che poi Oberst si farà alla fine del 1800, è la seguente. Come mai di notte c'è buio e di giorno c'è il sole? Di notte ci dovrebbe essere più luminoso che di giorno. Perché? Perché le stelle sono infinite. Ogni stella emetterà anche un fotone, ma i fotoni che arrivano di notte sul nostro pianeta sono infiniti. Come mai noi di notte invece c'è buio? Allora, questa domanda, che può sembrare una domanda cretina e ci fa ride. Vi posso assicurare che la scienza ufficiale ancora non ha trovato una spiegazione esauriente. Ma ha una Andate... sua logica come domanda, comunque. Ha una logica precisa e perfetta. Allora, i tentativi di spiegazione sono stati fatti, ovviamente, ma ogni tentativo di spiegazione cozza con una parte del sistema fisico messo in atto dai fisici moderni, e quindi non spiega tutto il modello, per esempio. Di notte c'è più buio che di giorno perché l'universo che si espande dopo il Big Bang si è espanso alla velocità della luce. Questo cosa vuol dire? Che le stelle che sono molto lontane da noi, andando alla velocità della luce, illuminano, ma i fotoni che vanno verso, si allontanano da noi alla velocità della luce e si avvicinano a noi alla velocità della luce, sostanzialmente per noi stanno fermi. Quindi non è vero che noi vediamo infiniti fotoni, ma ne vediamo di meno. Sarebbe meraviglioso se esistesse il Big Bang, come dice Piero Angela. Ma purtroppo la fisica moderna, e guarda caso, la fisica quantistica, dicono che non c'è mai stato un Big Bang. Va bene, allora ehm, eh, c'è un'altra ipotesi. Eh, L'universo è ancora troppo giovane perché noi si sia colpiti da tutti i fotoni che possano eh, venire verso di noi, ma in futuro il cielo, da scuro com'è, diventerà chiarissimo e noi eh, vedremo il paradosso di Oberst eh, essere demolito perché farà più luce di notte che di giorno. Lo dice la scienza ufficiale, andate a vedere su Wikipedia se qualcuno ce ne ha voglia, insomma, non c'è bisogno di fare una ricerca scientifica. Purtroppo la scienza ufficiale dice che l'universo che ha circa 15 giga anni, cioè 15 miliardi di anni, è già abbastanza vecchio perché tutto questo possa accadere. E comunque non si è notato, ahimè... Eh, come dire, che la luce sta aumentando di notte. E porca puttana! E allora come si fa? E si va avanti così. Tutte le spiegazioni sul paradosso di Obers accontentano una parte dell'ipotesi della costruzione dell'universo, ma non tutta. E comunque sono assolutamente contro quelle che sono le evidenze sperimentali. Pensate che l'universo si sta. Almeno in alcuni settori, allontanando dal centro dell'universo a una velocità superiore a quella di ieri, cioè stiamo aumentando la velocità, non si sta diminuendo, e questo piccolo dato inficia tutto quello che abbiamo detto finora. Ma cosa dire dell'universo di Bohm? Bohm dice che non esiste lo spazio, non esiste il tempo e che. Tutto è non locale, cioè noi viviamo in un unico punto dove non c'è il movimento, perché il movimento è solo una visione del nostro cervello che è un lettore di ologrammi, come dice Karl Pibram, noto neurofisiologo che ha fondato un istituto che studia queste cose negli Stati Uniti d'America 50 anni fa. Allora, se ci sono delle cose strane, capite? Cioè noi ci dobbiamo chiedere, chiediamocelo anche noi, il nostro piccolo paradosso di Oberst, facciamo il paradosso di Malanga. Il paradosso di Malanga è questo, ma noi nella nostra vita siamo illuminati dalla luce. Questa luce da dove viene? Beh, se ci pensate un attimo, questa luce sembrerebbe venire dal passato, perché noi siamo illuminati dalle stelle che, vengono, che, che sono illuminate dal passato, oppure dalla luce del sole che è partita 5 minuti fa, o dalla luce della lampadina che è partita qualche milionesimo di secondo fa. Quindi noi non siamo illuminati dal, dal fotone del presente e non siamo nemmeno illuminati dal fotone che, de, del futuro di domani, cioè noi non vediamo il Sole, i fotoni che il Sole ci manderà domani, che vengono indietro dal passato, dal futuro verso di noi. Noi, se è così, siamo illuminati solo dai fotoni che vengono dal passato, cioè noi vivremo in un eterno passato. Non vedremo il presente mai, non potremo mai vederlo. Invece la realtà sperimentale ci dice che noi vediamo il presente, non vediamo il passato. E come mai? Perché se noi pensiamo all'esistenza dell'antifotone abbiamo capito tutto. Il fotone viene dal passato verso il presente, l'antifotone viene dal futuro verso il passato e colpisce il presente. La maggior parte dei fotoni e degli antifotoni si incontrano nel presente e si annichiliscono tornando a diventare fotoni virtuali, cioè non si vede niente. L'unica cosa che si vedono è i pochi fotoni che sbattono contro gli oggetti. In quel caso, siccome l'antifotone, la fisica quantistica lo dice, ha minore probabilità di interagire con la materia, ma interagirebbe con l'antimateria, cioè con l'altra parte dell'universo che noi in questo istante non vediamo. Noi vediamo solo i fotoni che, invece di incontrare il proprio antifotone, entangled, vedono un oggetto, ci sbattono contro e lo illuminano. Ecco, per questo noi non vediamo tutti i fotoni che vengono per effetto obers, parliamo di obers dal passato ma vediamo solo pochissimi fotoni quelli che interagiscono con noi perché la maggior parte dei fotoni che vengono dal passato verso il presente vengono ammazzati, annichiliti da altrettanti antifotoni che vengono dal futuro verso il presente quindi Umilia... di fotoni eh. virtuali diventano esatto esatto. Oh, e quindi il fotone virtuale è non, si più... non si vede non si vede Dico, è Beh, molto eh. distribuito rispetto al fotone o all'antifotone Esattamente. Cioè ce, ne, ce ne sono di più. Esattamente, e dire distribuito vuol dire che è dappertutto contemporaneamente secondo l'idea della teoria della probabilità, che in fisica quantistica ha un suo significato preciso. E questo ci spiega anche l'effetto Casimir, ci, effetto, ci, ci spiega come funzionano i buchi neri, perché in realtà dove non c'è niente, e qui ritorna a piene mani Evidion 2, Evidion 1 e eh, Genesi, dove non c'è niente, c'è tutto, cioè il niente è fatto di particelle e di antiparticelle, quindi di fotoni e di antifotoni, che sono per, peraltro l'unico oggetto con cui è costruito tutto l'universo, quindi... È chiaro che quando io vado a sollecitare un punto dove non c'è niente e lo perturbo: direbbe così un fisico quantistico, la fisica delle perturbazioni, il rapporto tra quantità di fotoni e di antifotoni si altera e io posso vedere degli effetti, o fotonici o antifotonici. Ehm, in questo contesto, eh, va ricordata una cosa fondamentale: eh, che la fisica prevede che ci sia il principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè io ho un limite nel vedere le cose, un limite, è l'indeterminazione di Heisenberg. Quando Heisenberg, premio Nobel per la fisica, quando Heisenberg scopre il suo principio di indeterminazione, si scopre anche che io mentre guardo una cosa, il solo fatto di osservare questa cosa, l'osservabile, eh, beh l'osservabile viene perturbato dall'osservatore, il quale ne avrà un'immagine rarefatta, diversa da come in realtà eh, l'osservabile è fatto. Perché ciò accade? Il fisico dice, ciò accade perché noi non possiamo fare delle misure troppo accurate, perché non potremo mai, il sistema fisico ce lo impedisce. Beh, lo stesso Planck dice che al di sotto di certe misure non ci si può andare fisicamente. E quindi... Eh, se io ho, posso determinare l'energia di un sistema, non posso determinarne la posizione contemporaneamente. L'errore che faccio è grossomodo uguale alla costante di Planck. Ma questa è una cosa molto strana, perché se le particelle e le antiparticelle si ammazzano insieme, forniranno un momento, un punto, un istante in cui l'energia del sistema è zero. Dire che l'energia del sistema è zero vuol dire averne un valore preciso, zero, e in quel momento e in quel punto avere anche le coordinate precise del, 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 de, dell'evento. Porca puttana, ma allora il principio di indeterminazione va a puttane! Non è più valido perché lì si sa tutto: si sa che l'energia è zero e che tutto ciò accade in quel punto? Cioè, abbiamo dato il premio Nobel ad eisenberg con il principio di indeterminazione che non esiste? Risposta. Sì, abbiamo dato il premio Nobel ad Heisenberg, come l'abbiamo dato ad Einstein, per qualcosa che è stato spiegato malamente e che non esiste. Perché tutta la teoria dello zero point energy, cioè l'effetto Casimir, per esempio, non esisterebbe, non sarebbe valido. Tutti gli esperimenti di fisica ottica quantistica e termodinamica quantistica non sarebbero veri. E siccome invece noi misuriamo questo, perché misuriamo anche energie negative, un articolo del 2015 mostra chiaramente che siamo scesi al di sotto dei 273 gradi sotto zero, articolo pubblicato sul giornale di fisica ottica, questo vuol dire che ci sono dei valori di energia negativa. Eh ma fermi tutti! Se ci sono i valori di energia negativa c'è anche l'antifotone, perché l'antifotone ha energia negativa, c'è anche la sintropia, come diceva Fantapi. Noto matematico eh, di qualche anno fa, che diceva, come per, peraltro diceva anche Heisenberg, eh, che insomma, le energie possono essere anche negative. Ma allora ritorna l'equazione di Klein-Gordon, dove ci ricordiamo, abbiamo detto prima, che tutti i dati negativi dell'energia venivano buttati nel cesso perché non faceva comodo che ci fosse dell'energia negativa. Vedi che tutto torna. Ma allora il principio di indeterminazione non deve esistere. Beh, guardate, è semplice. Il principio di indeterminazione non esiste, perché se noi siamo i creatori dell'universo, noi eh... non abbiamo nessuna indeterminazione nel aver creato il nostro universo. L'indeterminazione c'è come misura del fatto che la nostra consapevolezza della creazione dell'universo non è totale. Quando noi avremo una consapevolezza dell'universo totale, il principio di indeterminazione, cioè l'universo indeterminato, sparirà. Ma io mi sono accorto di questo e mi accorgo che il valore dell'indeterminazione è legato al valore dell'energia di passaggio, guarda caso, tra il fotone e l'antifotone. Vedi che si spiega tutto, perché vale proprio a canì l'energia di passaggio tra un fotone e un antifotone. Si spiega tutto, cioè, non avendo consapevolezza dell'antifotone, noi sbattiamo contro l'idea che esista una indeterminazione di Heisenberg, che peraltro i calcoli quantomeccanici dimostrano non esistere. Ma se me ne sono accorto io, mettiamo che esista no, l'idea che io sono tutti, e che quindi l'universo attraverso una griglia olografica è una coscienza sola, tutti si devono essere resi conto che negli istanti in cui io me ne accorgo l'indeterminazione non esiste. Così ho fatto una ricerca scientifica e ho trovato che nel 2013, mi sembra il 15-16 settembre, è stato pubblicato un articolo di fisica ottica della scuola olandese di fisica quantistica che dimostra che il principio di indeterminazione di Heisenberg non esiste perché loro sono riusciti a fare delle misure al di sotto dell'indeterminazione e dicono, dicono, dichiarano, il principio di indeterminazione evidentemente non c'è, non c'è nessuna barriera di tipo meccanico che non ci permetta di fare delle misure più piccole al di sotto della indeterminazione di Heisenberg. C'è qualcosa però di più mh, nascosto, dicono così, di più intrinseco nella struttura dell'universo che non ci permette ancora di fare una misura più precisa. Però sotto l'indeterminazione di Heisenberg ci siamo andati. Che cosa sarà questa cosa nascosta che ancora non ci permette di fare la misura precisissima? Ecco io lo so. La nostra consapevolezza e con questo è chiaro che quando noi ci siamo impadroniti del concetto che esiste l'antifotone finalmente sappiamo come guarire perché nel processo di guarigione ma questo è la seconda puntata di questa chiacchierata che vi faremo faremo vedere come è l'antibiofotone che utilizza che viene utilizzato inconsapevolmente da noi per creare processi di guarigione Eh, scusami se ti interrompo, io adesso però sono costretto a farti due domande perché sono due cose di cui hai parlato. Allora, la prima, è, stavo cercando di, di portare la prima, poi, poi non ti volevo interrompere. Stavamo parlando del fatto del fotone virtuale, cioè che poi eh, diciamo, è la somma del fotone e dell'antifotone. Sì. E che quindi, come ti, come ti dicevo, è più distribuito rispetto alla forma specializzata di fotone o antifotone. Okay? Sì, sì. Cioè, ci sono più fotoni virtuali rispetto a fotoni e antifotoni. Eh, sì. Non si può dire così perché questa è, è una misura che noi possiamo dire in una scala spazio-temporale. Siccome lo spazio-tempo non esiste, se non esiste non possiamo utilizzare questo tipo di espressione. Potremmo dire che in un istante di un'ipotetica linea spazio-temporale ci sono tanti fotoni e tanti antifotoni di numero sempre uguale, di modo che l'universo non cambi simmetria. Ma che noi, siccome il processo di interconversione tra fotoni e antifotoni è talmente veloce, noi non vediamo. Noi vediamo solo fotoni virtuali. Uh -huh. Ora oh, mi chiedo se il fotone virtuale, appunto, non si vede, sarà la famosa materia oscura di cui parlano i fisici? Assolutamente. Nell'istante in cui noi eh, abbiamo postulato la presenza dell'antifotone, ecco che tutti i calcoli sulla quantità di materia che ci dovrebbe essere nell'universo e che loro non vedono appare. Tenete presente questo fatto, quando noi prendiamo un oggetto, Einstein dice questo sostanzialmente, prendiamo un oggetto e lo mandiamo alla velocità della luce, nell'istante in cui lo mandiamo alla velocità della luce la sua energia diventa infinita. Quindi un oggetto fermo ha una sua energia intrinseca, ma se lo mandiamo mano a mano che la velocità aumenta, aumenta la sua energia. E tutta la sua massa si trasforma in energia, si potrebbe dire così. Il fotone è l'unico oggetto che se va alla velocità della luce, non ha massa. Se sta fermo, non ha massa. Qualsiasi tipo di velocità abbia, non ha mai massa. Che strano. Ma questo cozza contro tutta la simmetria dell'universo. Non è vero? La simmetria viene fatta salva, la famosa simmetria CPT, cioè carica, parità e tempo, come dicono i fisici. Eh, la simmetria viene fatta salva perché il fotone è la somma costante di un oggetto che si presenta come fotone e antifotone, come massa e antimassa, sia che stia fermo, sia che si muova e si scopre che questo dualismo in realtà non esiste perché nell'universo di Bomb non si muove niente perché l'universo è in un unico istante dove non esiste né spazio né tempo, tra parentesi, <ride> quindi manco ci poniamo questo problema, il fotone è la somma di queste due cose, non solo è la somma di una cosa che ha una massa, è la somma di una cosa che ha, che appare come antimassa e quindi è sempre zero, perché il fotone anche se noi in un universo non Uh, non locale ma locale vedremo quindi uno spazio e un tempo vedremo il fotone che si muove vedremo il fotone che si trasforma in antifotone in continuazione anche in questo contesto siccome tutto accade al di sotto dei tempi di planck non ci accorgiamo comunque del passaggio fotone antifotone sostanzialmente noi abbiamo noi viviamo in un universo in cui c'è la luce virtuale che è fatta di fotoni e di antifotoni. E poi dall'altra parte c'è un antiuniverso, la cui luce virtuale è sempre fatta di fotoni e antifotoni, ma nell'altro antiuniverso la luce virtuale sbatte sotto forma di antifotoni con la materia, mentre la luce virtuale qui sbatte sotto forma di fotoni. Stare di là nell'antiuniverso, dice la fisica quantistica moderna, vorrebbe dire non accorgersi di stare di là perché tutto ci apparirebbe come se stessimo di qua perché al posto del fotone ci sarebbe l'antifotone ma al posto della materia ci sarebbe l'antimateria e non avremo nessuna possibilità di, accorgermi, di, di accorgerci di stare dall'altra parte dello specchio però se noi vediamo l'universo da fuori ci accorgeremo che c'è uno specchio che divide un universo in un antiuniverso e l'universo che è fatto solo di luce la luce si divide in una cosa e in un'anticosa. Quella è l'unica separazione che esiste nel nostro universo. Bene, adesso scusami, perdonami, ci stiamo, ormai abbiamo fatto quasi due ore di, di registrazione. La domanda te la devo fare perché prima hai parlato del fatto che siamo andati sotto allo zero assoluto. Sì. Io... Da quando ero ragazzino, sapevo che sotto allo zero assoluto in teoria non ci si poteva andare perché si fermano gli elettroni quindi, in sostanza, per farla breve, non c'è più la pressione non c'è più proprio la. Certo. Il paradosso all'epoca era qui. Certo, certo. Come si risolve il problema della pressione sotto allo zero assoluto? Allora il problema della pressione si risolve con valori di pressione negativa che a noi ci appaiono qui, da qui come pressione negativa, ma chi sta nell'altro universo, la sua, essendo tutto negativo, lo vede come pressione positiva. <ride> um, um, il passaggio tra pressione negativa e pressione neg e positiva prevede che ci sia una pressione zero, a cui corrisponde un'energia zero, e ancora una volta in quel punto, lo zero point energy prevede che non ci sia assolutamente nessuna indeterminazione. Il concetto che qualche visivo che sta ascoltando quello che stiamo dicendo si può fare, concetto errato, è di vedere l'universo diviso in due, dove c'è una parete che divide l'universo dall'antiuniverso. Non è così. Se esistesse una parete che divide l'universo dall'antiuniverso, innanzitutto ci sarebbe questo forte concetto di dualismo reale che non c'è, il dualismo è solo virtuale e la parete, un punto della parete, avrebbe un'incoerenza, poiché in quel punto lì varrebbero le leggi dell'entropia e le leggi della sintropia contemporaneamente. Una mela cascherebbe per terra e cascherebbe per aria contemporaneamente. Non è così. L'altro universo dov'è? E dov'è la separazione tra l'altro universo e questo? L'altro universo è qui, è sovrapposto a noi in ogni istante, in ogni punto, in ogni momento. Noi ne vediamo solo una parte. Perché di quella abbiamo consapevolezza? Nell'istante in cui la nostra consapevolezza va oltre l'indeterminazione di Heisenberg, noi vedremo l'universo come fatto totalmente la nostra creazione ed è quello che, per esempio, si vede quando io metto un signore in ipnosi profonda e la sua coscienza vede l'universo come lui, mamma, l'ha fatto, cioè lui creatore. E vede massa e antimassa, energia e antinergia, eh, ringhio e, e serpentone insieme, si direbbe così per gli amanti dell'abduction. Eh, Vede, tu, cioè non c'è un punto di disconnessione, perché la, la luce, che è l'unica cosa che esista, è contemporaneamente luce e antiluce, ed ha contemporaneamente origine a materia e antimateria. Per cui la, il fotone e l'antifotone, nella sua espressione di come noi la vediamo, è l'espressione dell'unica cosa che esiste, cioè una dualità in rapida interconversione nei suoi due aspetti tanto da essere una unicità. Assolutamente, chiaro. Ascoltami, quindi ti voglio dire, noi che siamo coscienza integrata, possiamo benissimo andare a vedere l'altro universo. O Assolutamente se... sì. Benissimo, nella, però... nella... benissimo, allora, la simulazione mentale prevede delle cose molto importanti. Magari di questo però ne parleremo nel prossimo intervento. Si dimostra nella simulazione mentale che quello che il cervello simula mentalmente si dimostra con articoli di, pubblicati su giornali come, il, med, eh, come ehm, il Giornale di Medicina e di Neurofisiologia Moderna. Che quello che crea l'immagine mentale nel proprio cervello crea biofotoni. Quindi noi stiamo creando luce, creando quei mattoni con i quali l'universo è costruito. Quindi io nella mia mente posso creare quello che mi pare perché io sono il creatore dell'universo e se decido di andare a vedere all'interno della mia mente con delle immagini che saranno sicuramente archetipiche, simboliche, pittoresche quando ti pare, eccetera, eccetera, che mi diano comunque alla mente un'immagine di quello che potrebbe essere una serie di descrittori dell'altra parte dell'universo, beh lo posso fare. L'ho fatto io, l'universo, l'ho fatto io, l'antiuniverso, è certo che lo posso fare. Certo, quindi possiamo comunque vedere anche l'antiuniverso. Chi non è integrato, chi non è coscienza integrato può farlo lo stesso, questo lavoro? No, no, perché la coscienza di anima e di spirito hanno due assi che gli mancano e per poter vedere l'universo integrato, cioè la parte destra e la parte sinistra come un'unica entità, devi essere integrato te perché tu vedi le cose come credi che siano. Se tu non sei integrato, non credi nemmeno che esista l'integrazione perché non ne hai fatto l'esperienza. E siccome tu sei quello che fai, se sei duale, vedi l'universo duale. Solo se sei integrato, sei capacitato a vedere l'universo integrato. Certo. Perfetto, Corrado. Senti, io direi che per oggi ci siamo fatti una bella scorpacciata. Sì. i concetti che dobbiamo cercare di assorbire e che poi vedrete in... sullo scritto su Evideon 3 quindi non vi scoraggiate perché lì c'è tutta la letteratura ci sono tutti gli esperimenti e descritti con i numerini per benino però è chiaro che magari sentito a parole eh, può essere utile eh, per la comprensione una cosa mi sta a cuore non crediate che non si debba fare fatica nel capire eh, cioè sì, noi abbiamo chiacchierato e forse con le parole ci si capisce meglio, ma vi invito a leggere lo stesso la cosa perché non si acquisisce consapevolezza con la pigrizia. Per carità, poi insomma, noi sappiamo che fisiologicamente, quando uno legge qualcosa, si crea un'immagine mentale per capire quello che ha letto, e quindi forse potrebbe. Molto... Assolutamente sì. Benissimo, Corrado, e io ti ringrazio come al solito per il tempo che ci dedichi e ti rimando alla prossima puntata dove vedremo anche come queste nozioni che ci hai dato potranno esserci utili nell'atto pratico della guarigione. Benissimo, sono a disposizione. Allora io ti ringrazio di nuovo e ci sentiamo a prestissimo. Benissimo, a e... presto, alla prossima. Grazie eh, di nuovo, arrivederci. Arrivederci.